Ho iniziato questo sciopero della fame dopo la conferenza stampa dei garanti, dei detenuti, dei garanti regionali e dei garanti comunali, perché è emerso che al carcere di Alba i lavori non sono ancora iniziati, nonostante ci è stato detto anche in una recente visita che abbiamo fatto a tutte le carceri della provincia che i lavori erano ufficialmente partiti a luglio. Questo lo ritengo in prima persona una cosa molto grave. I locali stanno disgregandosi sempre di più ed è urgente intervenire per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Quindi non mangerò fino a quando non mi riceverà intanto il provveditore regionale e fino a quando soprattutto non mi sarà comunicata la data di inizio dei lavori, questa volta effettiva. C'è una motivazione, qualcosa per il quale si sono slittati così di 6-7 mesi questi lavori? Ma noi abbiamo fatto anche recentemente un accesso agli atti, più o meno l'agosto scorso, per capire appunto se ci fosse una motivazione, quali fossero le motivazioni e se i lavori fossero iniziati. Purtroppo non abbiamo mai ricevuto una risposta dal Dipartimento. Dicevi, occorrono lavori urgenti, quali l'emergenza? Ma l'emergenza, intanto questo carcere è stato chiuso nel 2016 per un'epidemia di legionella e uno dei due padiglioni è stato riaperto, mentre l'altro versa in condizioni davvero pericolose, davvero dannose. C'è muffa sui muri, ci sono urgenti lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione in tutta la parte strutturale dell'edificio. Noi quando abbiamo visitato il carcere recentemente, ufficialmente c'erano già le transenne, però erano transenne tra virgolette sceniche perché i lavori comunque non sono iniziati.